il grandissimo, il maestro del cinema erotico nazionale, internazionale e transnazionale, dal grande sigaro di cioccolata fondente, Tinto Brass. Poi l'ho letto e veramente mi sono convinto, sesso che non puzza da videa l'acqua santa, buon inizio, dei culi che non sono emblematici o paesaggistici ma sono sensibili e puntiformi come meduse, con un'anima sensibile e una boccuccia stellata pronta a ricevere supposte di carne, cose da buono. Insomma, qualche cosa che va contro tutto quello che è consacrato ufficialmente dai quelli che io chiamo i corifei della dignità e del sentimento, il sentimento contro le cose cosiddette, fra virgolette, nobili. Qui c'è finalmente qualcosa che nobilmente non è nobile, perché si sente corpi, sudore, puzza, piscio, caga, sborra, cose, cioè tutte cose che danno un senso, un sentimento di libertà, di gioia e di libertà, che per me è fondamentale per capire, scusami. Praticamente mentre il maestro risponde al telefono, no, questa cosa della gioia e sessualità è anche un motivo per cui noi ci siamo incontrati. Infatti noi stiamo organizzando a Torino un festival che si chiama proprio Gioia e Sessualità, e il prossimo sabato. L'idea è che insomma l'erotismo è un tema che bisogna iniziare a trattare in modo un po' più naturale, dato che tutte e tutti nasciamo di lì. Cioè, se un giorno una donna e un uomo non avessero fatto l'amore, o scopato, fatto sesso, dipende dalla circostanza, non saremmo nati e nate. C'è chi dice forse era meglio così, che non fossimo mai nati, però invece in realtà lo siamo, quindi parliamo insomma. Insomma, se io devo fare un confronto così con il cinema, oltre al tuo libro, mi ricordo certi film che hanno questo aspetto così di iniziazione, perché la ragazzina, no, passa dall'infanzia all'adolescenza, un po' come era il film, un bellissimo film, Zero de Conduite di Jean Vigo, e anche quello di Truffaut, questo 100 colpi, c'è questo passaggio a affacciarsi a mondo nuovo. In questo senso appunto ho trovato bellissimo, entusiasmante, ti dà un piacere. Trovo meno convincente, al finale lei un po' ritorna così al Thanatos, alla funzione catartica del dolore, della sofferenza, quello mi piace un po' meno, mi piace di più quando tu hai un'amica, Michelle come si chiama? Michelle che è bellissimo, un personaggio, no? Anarchica, vera, e che ti insegna l'anarchia non è violenza, l'utopia non si conquista con la violenza, con l'odio, ma con l'amore, e quello è bello, quelli sono insegnamenti veri, giusti. Dopo voler tornare così fra le righe, insomma va bene. Su questo me l'hanno detto un po' di persone, ora vabbè, per chi non ha ancora letto il libro, però vabbè, in realtà c'è un viaggio e c'è anche un ritorno dal luogo in cui uno scappa, insomma, dalla casa. E quindi molta gente mi dice, ma come hai fatto a farla tornare in quel covo, veramente? Per me una ragazzina di 16 anni che compie questo viaggio, a un certo punto ha bisogno di tornare a casa per poi potersene staccare di nuovo, però per me era troppo giovane perché ne potesse a un certo punto liberarsi, perché sarebbe sempre rimasta con questo scheletro nell'armadio di questa casa che comunque alla fine gli sarebbe stata, no? Per me è importante che tornassi piuttosto per capire che davvero quelle cose lì non fanno per lei, che non, da cui non imparava nulla. Scusami, le curiosità mie tecniche, la regista, tu vuoi fare il film? Sì. Allora, le scene dove lei si masturba violentemente il clitoride, come lo fai? E questa è proprio una tematica che stiamo affrontando qua con la produttrice, che tra l'altro è qua in sala, Donatella Palermo, grandissima produttrice, tarda da morire, Viola. E questo è un problema, nel senso che, vabbè, noi due prima parlavamo di censura perché gli ho fatto un'intervista che poi trasmetteremo durante il festival, perché il maestro è stato più volte censurato. Allora, le scene molto esplicite a me sarebbe piaciuto rappresentarle, anche perché se no non è belle anime porche, cioè se no sarebbe un'altra cosa. Però c'è il problema del chiaramente vietato il minore 14, per me non è un problema, nel senso che è un libro che effettivamente io non ho un bambino. Per cui non hai 18, no? 14. Certo, quello sarebbe più un problema.
E infatti questo non l'abbiamo ancora risolto. Diciamo che una mia idea era anche di usare l'animazione, non che ogni scena in cui c'è il sesso metti l'animazione perché è ridicolo, però usare l'animazione per le scene più crude, a questo mi piaceva, un po' come in Tarantino, in Kill Bill, che comunque... No, comunque no, perché ponevo questo problema, perché ovviamente il tuo libro è un bel libro, proprio perché c'è una felicità di espressione che corrisponde di felicità tua, poter parlare liberamente, trattare liberamente di te. Devi trovare l'equivalente sul piano cinematografico per ottenere un effetto analogo. Quindi devi inventarti delle soluzioni, oppure devi andarci, se l'armerà la produttrice, ma devi andarci giù dentro, insomma. Ormai in Francia è abbastanza diffusa, c'è una specie di, si parla molto spesso di cinema porno d'autore, cioè, perché quando il porno, che è molto più sincero, non ha i titillamenti evasivi o i belletti elusivi dell'erotismo, ma proprio ti sbatte in faccia per la verità, se è fatto da degli autori, autori che hanno in certa forma un senso, insomma, anche proprio da questa rappresentazione così brutale, violenta della sessualità. E se ne parla, perché sarebbe la pena che tu fossi l'antisignana di un porno d'autore. Sì, certo, dette così sembrano delle sciocchezze, però nel contesto, nell'insieme, i tuoi culi, le tue tette, le tue fiche, i tuoi clitori, eccetera, sono dei deradiatori ideologici nei confronti di una cultura che mette a bando manifestazioni fisiche dell'amore, non le riconosce, parla sempre in termini come se ne parla di milioni, ragazzi, si capisce che cosa fanno, confondono termini dell'amore, l'amore è sempre come per fare figli, ma quali? Chi va con una ragazza per fare figli? Vanno per divertirsi, per scopare, poi succede l'incidente, nasce anche un figlio, ma non è quello, non ha una funzione riproduttiva il sesso negli esseri umani, è ricreativa, sono sempre in calore, non come gli animali. Insomma, in questo senso dico, rompe degli schemi, quindi alti, aulici, quelli che presidono tutte le manifestazioni ufficiali, compresi i festival, da cui appunto i film o le opere in cui c'è questo eros gioioso, giocoso, che poi credo che sarà la materia di questo festival, per essere ammesso deve avere il contraltare del tantus, la morte, la sofferenza, il dolore, e sempre facendo prevalere poi un secondo corpo, come dire, chiaro che non si può più dire oggi proibito mangiare la mela, nessuno si crede, allora ti dicono attenzione, la mela è marcia, se tu la mangi poi stai male, soffri, muori, cosa che non è affatto vero, è un messaggio pilotato quello, perché ecco perché ti crede l'aviatore ideologico, perché tutte le autorità, tutti gli establishment sanno che controllano molto meglio le persone sessualmente frustrate. Se uno non ha complessi, se ne strafrega delle autorità, ma proprio le manda a fanculo, le rincorre per ottenere quella famosa soluzione di cui non ha bisogno, perché non si sente in colpa di niente. E allora appunto c'è questo meccanismo, in realtà è questo meccanismo poi, della Chiesa o comunque anche delle autorità culturali, perché poi le autorità culturali ci marciano, ci sono assolutamente omologate a questo livello. E questo libro è quasi, per dire alla veneziana, fuori de Soasa, fuori della cornice. Che bello, studiare a fare un film con questo stile, con questa forza, con questo linguaggio, con il film.